Con il quinto trofeo Monte Acutto è partita la Curra Sardegna-Io 2009. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, c'è da essere ottimisti per il prosieguo delle prossime gare che fanno parte del circuito dove vengono stilate le classifiche maschili e femminili individuali e di società, anche se in quest'ultima forse sarebbe il caso di rivedere qualcosa sul metodo di assegnazione dei punteggi. La società Monte Acutto Marathon ha fatto le cose in grande. Per questa quinta edizione, con una organizzazione impeccabile. Percorso ben controllato, perciò massima sicurezza per gli atleti, acqua abbondante nei rifornimenti, all'arrivo acqua, frutta e yogurt, elementi importanti dopo una gara davvero dura per reintegrare quello che si è perso con la corsa. Già dalle 8 del mattino inizia l'invasione dei runners che parteciperanno alla gara. Alcuni dopo aver percorso centinaia di chilometri, pur di non mancare all'appuntamento. Dopo il ritiro pettorali e pacco gara, via ad indossare scarpe, magliette e pantaloncini ed iniziare a entrare nel clima della gara. Esercizi di stretching, riscaldamento, si cerca la concentrazione. Siamo quasi all'inizio della quinta edizione della Monte Acutto Marathon. Gli ultimi preparati. Ultimi ritocchi prima del via della gara. Alla partenza 230 concorrenti. È un vero spettacolo questo fiume colorato dalle magliette delle tantissime società che hanno preso parte a questa prima prova del Curre Sardegna Io. Competizione di assoluto valore e che grande successo sta ottenendo in termini di partecipazione. E questo grazie ai tanti master presenti, perché l'alto numero dei concorrenti rende le gare interessanti. Non me ne voglio la categoria assoluti, ma una gara senza master con soli 15-20 assoluti, seppur bravi, sarebbe poca cosa. Quest'anno c'è la novità dei microchip per rilevare i tempi e posizioni che tanti problemi ha creato nelle passate edizioni nello stilare le classifiche. Atleti in classifica senza aver partecipato alla gara, altri non comparivano anche avendo corso o in posizione superiore o inferiore al reale arrivo. Non si vuole colpevolizzare i giudici, perché umanamente non è possibile non cadere in errore quando giunge al traguardo un gruppo di atleti che spesso il pettorale è coperto da chi sta davanti, o anche il momento che si blocca il cronometro, si copre il numero ed anche questo può indurre all'errore. Perciò assolviamo i giudici riconoscendo il grande impegno che ci mettono nello svolgere il loro compito. La gara è stata vinta da Alessandro Sale con il tempo di 41,52, precedendo di 16 secondi Antonello Sinopoli e al terzo posto Fattacciu, preceduto di 28 secondi. Fra le donne, Elena Frattus si è imposta con il tempo di 46,04, secondo posto Graziella Mossa con 46,36, al terzo Maria Domenica Manchia con 49,35. Atleti arrivano veramente stremati. Spero finale fra due concorrenti ed uno si lascia andare ad un gesto poco sportivo. Anche con infortuni si cerca di arrivare a concludere la gara. E c'è chi non ha fretta, arriva camminando al passo. Facce sempre stremate a conclusione della gara. Qualcuno dice che c'è da mettersi le mani nei capelli. E c'è qualcuno che le ultime residue energie rimaste le impiega per effettuare questo sprint. All'arrivo Paolo Rizzo con il pettorale 47 e Antonella Piga, atleti dell'Amatori Nuoro. E c'è chi, nonostante la fatica, arriva sorridente a concludere la gara. Ed è lotta in famiglia fra Antonello e Massimo Zara per aggiudicarsi la posizione migliore. È Massimo che prevale davanti ad Antonello.
E c'è chi non ce la fa veramente più. Cammina, arriva, ma anche al passo deve tagliare il traguardo. Ancora arrivi di atleti veramente stremati. Gara durissima e un massaggio alla fine è proprio quello che ci vuole per rigenerare i muscoli. Importanti i massaggi a fine gara. Sentiamo il giudizio sulla gara di oggi. Che positivo per tanti aspetti. Prima di tutto il percorso. Il percorso che è duro per antonomasia, però è piacevole da affrontare, perché è molto vario, ricco di saliscendi, non è monotono, insomma. Poi positivo perché c'è una bellissima compagnia, perché c'è un ristoro organizzato alla perfezione e perché ci ha baciato il tempo, è stato proprio cosa potevamo pretendere di più? Una bella giornata di sole con temperature gradevoli. Perfetto. Ok. Voi, la gara di oggi? Per noi lo stesso, possiamo dire che non vorremmo ripeterci, però è positivo anche per noi. Noi veniamo da Cagliari, quindi abbiamo fatto anche un bel po' di chilometri per fare questa gara. Ne è valsa la pena comunque? Assolutamente sì, è il terzo anno che la facciamo, quindi siamo sempre contenti. Luigi? Sì, la gara è molto bella, purtroppo la presenza di Super Gigi che inficia la validità del tutto. Siamo contenti di essere qua, di abbracciare tutti gli amici, la giornata è fantastica. La gara oggi è stata bellissima anche perché ho fatto una grandissima prestazione. Ho allenato Super Gigi che va a fare in maratona a Treviso in condizioni precarie. Però insomma siamo stati tutti bene, qui noi veniamo già il terzo anno consecutivo e ci piace il posto, ci piace il percorso, e l'accoglienza, quindi cosa volere di più? Ivana. Ed è tutto per quanto riguarda questa quinta edizione del Trofeo Monte Acuto. Non rimane che dare appuntamento alla sesta edizione nel 2010. Arrivederci al prossimo anno.